Allora ragazzi, Double Dragon 2. Double Dragon 2 è il seguito di Double Dragon 1, The Revenge, la vendetta. Di cosa parla Double Dragon 2? È uscito qualche anno dopo e perché la vendetta? Guardate l'inizio, terrificante, che cosa succede? Uccidono Marion. Mentre nel primo gioco rapiscono Marion, colpo allo stomaco e la portano via, in Double Dragon 2 la uccidono. Quindi la vostra vendetta quale sarà? Accecati dalla rabbia, dovete andare a uccidere tutti i nemici. Delle forze oscure che vengono, i Shadow Warrior che vengono ovviamente contro di voi. Qui potete utilizzare ovviamente sempre Billy e Jimmy. L'energia è leggermente cambiata, non ci sono più dei quadretti, ma c'è un'unica barra di energia e a secondo degli attacchi che ricevete vengono tolte delle porzioni di questa energia. La vedete in basso, quella che va dal rosa al viola. Anche qua avete 3 vite. I nemici che affronterete sono un po' diversi, mentre la grafica è migliorata, è stata realizzata un pochettino più dettagliata, ci sono vari dettagli ed è stato rivisto il comparto sonoro. La struttura del gioco, però, piccolo appunto, è praticamente la stessa di Double Dragon 1, cioè Double Dragon 2 è stato creato, realizzato su quella che era la struttura originale del primo titolo. Quindi Double Dragon 2 hanno semplicemente modificato i fondali. E i punti in cui salite e scendete sono rimasti gli stessi e hanno un po' cambiato una piccola parte del castello finale. Quindi il lavoro non è che, diciamo, è partito effettivamente da zero. Il comparto sonoro, come ho detto, è stato completamente rifatto, molti effetti sono diversi, ma hanno cambiato anche un po' quelle che sono le caratteristiche dei personaggi e delle mosse che fate. Tornando al discorso della struttura, guardate, fate caso a questo punto esatto del gioco, era lo stesso identico punto in cui nel primo Double Dragon salivate su quella parte di balconata dove c'erano quei balconi con le ringhiere e c'era una scala per salire e una per scendere. Poi sulla destra c'era la parte finale, no, in cui affrontavate la Bobbo. Quel cancello su cui è uscito questo Bobbo gigante, questo avversario gigante, era il punto in cui usciva la donna con il frustino. E qui beh, è giustamente invertito, ma ho detto, è partito dall'eliporto, è praticamente la città del primo Double Dragon. I nemici, allora, i nemici sono pressoché gli stessi, ovvero due uomini che troverete più volte vestiti quasi sempre uguali come colori. Questo che sto affrontando adesso erano quei nemici con la borchia, quelli che venivano con la borchia, col vestito a borchie, mentre quest'altro era Will, il classico nemico che vi affrontava, che vi dava calci volanti, portava i coltelli. Le armi sono le stesse che c'erano su Double Dragon, ovvero le stesse mosse si possono fare con le armi, ovviamente sono diverse. Non c'è più la mazza da baseball, ma c'è una pala. Non c'è più il frustino, ma c'è una catena con la mazza chiodata. E anche là, come avete visto prima, c'è il pugnale, le bombe ci sono, non c'è la dinamite, il candelotto dinamite, ma c'è una granata a mano. Gli abobbo sono tutti cambiati. Questo è uno degli abobbo fortissimo, mi ha già tolto una vita. Eccolo qui. Questo poi è un nemico che vi si ripresenta più volte perché rinasce. Qui state affrontando delle forze del male, diciamo, soprannaturali. E questo nemico qua è forse il nemico più difficile da affrontare del gioco, più forse del mostro finale, perché ecco, a un certo punto vi afferra improvvisamente e vi toglie tantissima energia con quella presa. Le mosse. Allora, le mosse sono cambiate, non ve ne ho parlato per il primo episodio, eccolo qua adesso. Possiamo andare avanti. Qui mi sta portando alla fabbrica sostanzialmente. Dicevo, le mosse sono praticamente identiche rispetto all'altro Double Dragon, tranne che per una nuova mossa che è quella che avete visto in questo momento, ovvero quel calcio rovesciato che spesso tento di fare, quel calcio a uragano, ecco, che spesso tento di fare perché è la migliore mossa del gioco, cioè riesco con questa mossa a colpire i nemici da ambo le direzioni, quindi quando sono accerchiato. Le altre mosse, la sequenza di pugni con il montante, la sequenza di calci, ecco, con un calcio un po' più carino, un circolare, rispetto a quelle che c'erano su Double Dragon 1, riesco a farli. I calci, come vedete, non sono più dati verso il volto, ma verso a mezza altezza. Calcio volante non è molto efficace come in Double Dragon 1, ecco le bombe che vi dicevo, le granate. Ah, ok, l'ho lisciata, dopo un po' esplode. Dicevo, il calcio volante non è molto efficace come in Double Dragon 1,
Una mossa che ha perso completamente di efficacia, infatti non la uso praticamente mai, sono le gomitate, le hanno tolto tutta quella che era la possibilità di andare avanti con le gomitate. Ecco qui il livello, se ci vedete, se ci fate caso, è lo stesso, no? Qui c'era un muro prima, c'era il fossato, quindi questo è il secondo livello, e questa era la fabbrica, e quindi c'erano delle travi qui di metallo, adesso ci sono delle travi di legno, una falegnameria, ecco qua le travi di metallo. Hanno semplicemente cambiato quella che sono gli sprite dello sfondo, ma non è caduto di sotto. E il gioco principalmente è ecco, fatto alla stessa maniera. Dicevo, vabbè, gli effetti sono molto meglio, le ombre le hanno ben dettagliate. Dicevo, tra le mosse, oltre a quello di poter afferrare i nemici per i capelli, poterli lanciare, c'è anche un altro calcio. Non so se avete visto, un calcio in avanti, sempre rovesciato, che è abbastanza efficace. Quindi, a parte le gomitate che hanno perso efficacia, adesso la cosa migliore è andare avanti a pugni e calci. Quindi il gioco è un po' più difficile da terminare. Double Dragon 2 è molto più difficile rispetto a Double Dragon 1. Non sono mai riuscito a finirlo nella sala giochi con un unico gettone, come succedeva invece per Double Dragon 1. I nemici anche sono un po' più difficili da affrontare, sono abbastanza, diciamo, abbastanza intelligenti. Anche qua, stessi identici nemici che c'erano in Double Dragon 1, arrivano dal cancello, cioè vedete il nastro con la macinatrice, come veniva chiamata, e i nemici sono, i boss di fine livello sono un po' cambiati. Adesso nel primo livello non c'è la Bobbo che c'era in Double Dragon 1. Ecco qua, questo è un nuovo nemico, un nuovo tipo di Abobbo. Vediamo se riesco a buttarlo dentro. Vai, incalcione volante, vai. Ok, dai, cadi sotto tutte e due così, vai, bel calcione, vai. Ok, e per poco non ci cadevo neanche io. Oh, mi sono salvato per miracolo. Ok, perfetto. Adesso vedete, qui si scende e si va in, qui si andava nella foresta, no? In Double Dragon 1 e qua in Double Dragon 2, stessa sequenza di gioco. Qui si va in una fattoria. Dicevo, i nemici che ci sono differenti in termini di boss. È parecchio popolato da questi nemici giganti, questi abobbi. C'è questo che ti dà delle spalate di pugni e una grossa gittata d'attacco. Questo che avete visto qui. La Bobbo classico è leggermente cambiato in questo gioco, ha i capelli lunghi. Lì c'era tipo un punto del gioco in cui morivano, mai scoperto. Dicevo, la Bobbo ce n'è uno che ha un occhio bendato. Le donne sono diverse, ecco, sono dei punk, deboli così come in Double Dragon 1. E questi nemici, ecco, l'unica differenza che hanno, Will ti fa un ti accerchia correndo e facendo delle ruote, e spesso e volentieri così riesci ad andare alle spalle. Vedete, i nemici cercano sempre di girarti intorno, attaccarti alle spalle. Anche qua ti afferrano molto di rado, c'era come in Double Dragon 1, uno ti afferrava, l'altro ti colpiva e perdevi energia. Ok, qui ci sono le mucche. Ah, ecco, vedete, questa è un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi. La pala, quindi oltre ad essere usata come veniva usata con la mazza, poteva anche essere lanciata e praticamente colpiva tutti i nemici che c'erano nel tragitto. Ecco, vedete, qui fa la capovolta. Il coltello è molto, molto utile come arma, è fatto anche un pochino meglio, qui c'ha l'Elsa. Ecco, qui i nemici escono dal nulla. Qui invece della cassa c'è un tronco, non so come uno fa a sollevare un tronco del genere. Vabbè, sull'altro sollevavano le rocce, quindi insomma, d'altronde sono tutti abbastanza forti. Esce qualcuno da lì, c'è una porta aperta, non ricordo molto quelli che erano i dettagli. Quindi Double Dragon 2, per punto, The Revenge, la vendetta, un po' come Rambo 2, la vendetta. Bisogna andare a vendicarsi dell'uccisione della vostra amata. Ah, qui il secondo personaggio, sono cambiati i colori dei vestiti, hanno un po' alternato anche quello. Come vedete, Billy ha un completo più scuro, blu scuro, mentre Jimmy ha un completo bianco. Quindi il rosso è stato cambiato. Ok, quello è morto. Ok, quest'altro pure. Vai, un po' di ginocchiate. Morto anche te che ti ho lanciato. Perfetto. Qua c'è un punto del gioco. Ah, ecco, c'era qualcuno che usciva, non me lo ricordavo.
molto bello che escono dal pagliaio. Dicevo, c'è un punto del gioco qui un po' difficile, ricordo che ci perdevo parecchio le vite, su PC il massimo in cui ero arrivato era proprio in questo punto. C'è un punto del gioco, dicevo, in cui bisogna affrontare, ecco, un altro trabocchetto che è questo, ovvero questa trebbiatrice. È molto difficile superarlo perché, guardate, si accende, ecco appunto, si accende, ti avvisa una frazione di secondo prima con l'apertura, ecco, si accendono le luci e bisogna saltare e beccare il tempo perché altrimenti viene tolta tantissima energia. E qua, vai, niente. Qua riesco, non riesco mai a beccare l'attimo perché magari succede sempre in quella frazione di secondo, niente, questa volta però ci è accaduto anche lui, in cui il personaggio o cade, ecco, da una mossa. La cosa migliore è riuscire a fare l'elicottero perché se riesci a fare l'elicottero stai per una frazione di secondo in aria, ecco, come in questo momento, e superi l'attacco. Questo nemico che sto affrontando, vestito di rosso, è praticamente il banana. Qui usa il completo che aveva Jimmy sul primo Double Dragon, ovviamente ha i capelli biondi e gli occhi rossi, demoniato probabilmente, il cattivone. Questi nemici hanno subito il taglia banana. Maledizione, fammi andare avanti. Niente. Dicevo, questi nemici appaiono più avanti nel gioco. Vediamo un po' di continuare. Ok, dicevo, questi nemici appaiono anche più avanti nel gioco e fanno sempre da spalla al nemico finale. Cerchiamo di levarci da qui perché niente, eh? Ok, perfetto. Adesso vi affronto qui, che non c'è, però ovviamente in un punto in cui vi posso prendere. Ok, così vi prendo. Niente. Questi diventano sempre più forti, eh? Diventano sempre, sempre più forti. Ah, un'altra cosa che vi ho dimenticato di dire. I comandi sono alternati in un modo fastidiosissimo, secondo me hanno fatto l'unico errore di questo gioco. In base a come è orientato il vostro personaggio cambiano gli attacchi. Ok, ad esempio il tasto 1 dà il pugno, il tasto 2 dà il calcio. Se sono orientato, ecco, verso destra, il tasto 1 rimane pugno, il tasto 2 rimane il calcio. Se mi oriento verso sinistra, i tasti vengono invertiti. Quindi quando mi oriento dall'altra parte do un calcio. Il calcio lo do dietro, quindi posso dare un calcio avanti, un pugno avanti e calcio indietro, invertire la cosa. Spesso e volentieri uno è sempre abituato di no, effettuare gli attacchi in una stessa direzione, quindi ecco, uno mi giro, do questo tipo di calcio oppure do il calcio in avanti. È molto molto fastidioso perché magari vai avanti, cominci a affrontare tutti i nemici alla tua destra, a un certo punto arriva un nemico da sinistra, la schermata cambia e premi lo stesso bottone invece ti ritrovi a colpire alle spalle non c'è nessuno e quello di fronte ti colpisce. Anche là, spesso e volentieri si sbaglia e ci si colpisce. Allora, qui ci sono le mucche. Vediamo un po' se si sente. Ecco, qui si sentiva l'audio delle mucche che all'epoca nelle sala giochi dicevo, mazza che. Senti che effetti, hanno caricato gli effetti sonori. C'erano degli effetti molto molto belli. Chi è la base nemica? Tra poco dobbiamo salire come sempre. Ecco, due banane insieme. Ecco, qui vedete i calci, non so, in un posto normale uno. Ah, sono riuscito a tenervi sulla bomba. Dicevo, in un posto normale un calcio del genere non avrebbe fatto arrivare. Questi ne. Ecco, guardate, riesce a prendere, a usare il calcio come a calciare un tronco, come se si calciasse un pallone, ecco qua comincia difficile. Sono messo qui apposta che così magari il secondo omone gigante non si avvicina. Perché? Perché questo nemico è già difficile affrontarlo da solo, ecco, come potete vedere, in due è praticamente, ecco, è praticamente un bagno di sangue. Double Dragon 2 The Revenge andrebbe giocato in due. Purtroppo giocato da solo era veramente difficile. Usiamo un po' di gommitate. Vai, ecco qua. In due era molto molto difficile. Poi questo attacco, il calcio a uragano, è sempre difficile farlo andare a segno. Questi nemici sono i più forti e qui se non stai attento perdi tantissime vite. Per fortuna ho i crediti infiniti su Mame, ma sala giochi potete immaginare con una volta che cambiavi 1.000 lire era finita. O il gelato o la partita Double Dragon. Avevi rinunciato a un gelato e magari ti trovavi qui gonfiato di botte da questi due rosicavi come pochi. Molto spesso non si continuava, a meno che non stavi al posto finale, che
poi continuare, potevi morire subito qui e duravi pochissimi minuti, quando la cosa migliore era ricominciare il gioco, quantomeno la partita durava di più. Siete maledetti, siete. Niente. Qui vai liscio. Ok. Meno calcio a uragano. Pensi, il calcio a uragano dovrebbe spazzare via i nemici. Questi sono talmente pesanti. Anche qua l'effetto. Eccone qua, uno è morto. Questi quando muoiono praticamente si decompongono, cioè rimangono solo i vestiti. C'è la versione su Nintendo 8-bit che in questi nemici appaiono, sono per fortuna molto meno forti. Eccolo qua. Poi però, in alcune situazioni, ecco, ride e torna, questo si rigenera, quindi anche qua dice oddio perché si è rigenerato. Ecco, si è rigenerato con un po' meno energia. Vai, riesco a darti. Ecco, vedete come fa. Riesce a evitare il vostro attacco e vi toglie la vita. Purtroppo la vita non si può riprendere, viene solo ricaricata a fine livello. Dai. Ok. Che sudata, ragazzi. Eccoci qua, invadi la base nemica. Qua nella sala giochi, questo pezzo della sala giochi, ti arrampicavi sulle rocce, no? E poi c'era la base nemica in cui incontravi Hulk, e qui c'è la stessa cosa, eccolo. Invece di Hulk, qui c'è questa Bobo che più o meno è lo stesso. Cerchiamo di sfruttare qui, ecco il fossato. Vai, mettiti qui. Oh, così almeno ti tolgo un po' di energia. Vediamo un po' se anche qua riesco a portarvi qui vicino. Cioè, vi rendete conto? Tre a Bob insieme praticamente. Vai. E uno. Ok, sì, ci vanno. Eccolo qua. Questo è un nuovo nemico che c'è in questo gioco, un altro di questi nemici grandi. Qui ci sono praticamente 5 a Bobby diversi. Se li vogliamo chiamare così. C'è la Bobo classico, che è quello che vedete qui, con i capelli lunghi. Vedete la grafica, lo stesso è quello della sala giochi, gli hanno solo messo la parrucca del primo Double Dragon. C'è poi quel nuovo Bobbo, quello che dà con gli occhiali da soli, che dà gli schiaffi. C'è l'altra Bobbo che sembra un po' Arnold Schwarzenegger, e questo qui che fa arti marziali. Questo è fortissimo perché, come vedete, è difficilissimo da affrontare. Un po' meno forte affrontato da solo rispetto a la Bobbo, quello diciamo demoniaco, quello che si decompone e ritorna. Però questo gioco, ecco, è, diciamo, dopo Dragon 2 ha più frequenza a farti trovare in combattimento con due nemici alla volta. Difficile affrontare un nemico uno ad uno, e molto spesso la maggior frequenza di nemici sono proprio questi più grandi, diciamo, gli a Bobbo, no? Il primo gioco c'era solo la Bobbo che era più grande, qui ce ne sono diversi. Poi, come vedete, vi si tiene a distanza questo nemico, perché comunque ha una lunga gittata con queste mazze, quindi è sempre difficile avvicinarvi. Quando vi avvicinate, vi fa una mossa che toglie, ecco questa qui, il calcio, la scivolata, che vi toglie parecchia energia, e con due colpi vi uccide praticamente. È molto difficile riuscire a buttarlo di sotto. Qui ci siamo scontrati incrociati con i calci volanti. Sembravano, ecco, sembravamo Ken e. Qui non è che sapore questa cosa, ecco, guardate, io non riesco a colpirlo mentre lui sì, come avete visto sono andato, è rimasto tipo invulnerabile per un secondo, vai, oh, mamma mia, che sudata, difficilissimo ucciderlo. Ok, ultimo livello, stessa cosa succede nella sala giochi, noi entravamo nel quadro finale, qui c'è per fortuna, a parte il livello molto bello che è fatto a specchio, ma poi c'è questo fossato che io userò per buttare giù tutti questi che vedete, perché cioè, è impensabile affrontare questi nemici. Vai. E uno di meno. Dicevo, è impensabile affrontare questi nemici. Cioè, prendete il boss del primo livello, ve ne trovate praticamente. Ecco, ora, a parte quando mi fa questa cosa, che io colpisco un nemico e quando sta vicino al fossato, praticamente mi ritorna indietro invece che andare verso dove, nella direzione in cui ho colpito. Qua, guardate che bello l'effetto. Per l'epoca parliamo, eh? Ecco, sotto ci sono finito io di sotto. Dicevo, guardate che bello l'effetto della fiamma che fa riflesso sul fondale. Stiamo parlando del 1988,
Quindi parlando di un qualcosa ormai più di 30 anni fa. E vai. Se riuscissi a colpirlo e a mandarlo di sotto. Ok. Niente. Purtroppo l'hanno veramente depotenziato il vostro personaggio rispetto a quelli che sono gli avversari. Ok, a 500 lire alla volta ho già messo 1000 lire. Per fine Double Dragon queste sono 1500 lire. Vediamo quanto mi costa questa partita. Mi ricordo che Double Dragon 1, quando ci ho giocato la prima volta in sala giochi, era al mare, allo stabilimento balneare. Double Dragon 1 andava a 200 lire, quindi con 1000 lire potevi fare 5 partite. Quindi stavi. Delle volte stavo a giocare intero pomeriggio. Di solito si aspettavano le famose 3 ore, no? Prima di andare a fare il bagno. Allora, facciamo sia Double Dragon, trovavi libero, magari qualcuno stava mangiando. Ok, vai. Finisci 2 volte consecutive, così per divertirci, e poi vai di sotto. Ok, uno di meno, adesso a te ti sistemo da solo. Dicevo, vai, vai. Ok, e due, via. Che faticaccia. Dicevo, e quindi poi lo usavi Double Dragon per passare il tempo. Ma qui ci sono delle bottiglie delle bombe. Ecco, qui c'è addirittura, ecco, guardate i mostri, i trabocchetti. Quello era l'omino con il l'omino, insomma, la statua con il forcone che vi colpiva, e poi c'era il muro che stava, era pronto ad uscire, però qua se uno era veloce poteva evitarlo e scendere direttamente nella parte finale. Come ho detto, la parte finale è leggermente modificato, il castello non è tutto dritto, ma c'è questa parte in cui si scende e si affrontano questi nemici. Non vi dico la difficoltà anche dei nemici più semplici, questi piccoli. Ora qui c'è un muro, immaginate cosa esce dal muro. Oh, eccolo qua. Non solo questo addirittura è anche posseduto, non solo è demonio, di questa pura pelle viola. Ok? Mentre qui c'era l'incredibile Hulk nel primo titolo, qui abbiamo. Però con le gommitate riesco. Ecco, come non detto, riesco, dicevo, a toglierti un bel po' di energia. Poi, ecco, questa è una cosa fastidiosissima. Lui si abbassa e ti afferra, quindi è veramente molto molto difficile. Poi c'è una cosa che molto spesso in questi giochi in cui si va avanti a colpire alla Double Dragon, come si dice, no? Poi c'è stato anche Final Fight, Vendetta, Knights of the Round, ne hanno fatti tanti di videogame su questo stile qui. No, ecco, in un altro, in realtà ce n'erano due. Dicevo, c'è una cosa fastidiosa. Nel primo Double Dragon non c'era, da questo l'hanno cominciato a mettere e poi adottato in tanti titoli. C'è una frazione di secondo in cui, ecco, vedete, tu stai colpendo l'avversario, primo colpo a segno, il secondo colpo dovrebbe andare a segno in sequenza. Bene, l'avversario diventa per quella minima frazione di secondo invulnerabile, quindi il vostro colpo va a vuoto, lui si riprende e ti colpisce. Qui è morto subito, immaginate perché. Ok, sta tornando appunto. Quindi qui diventa molto più complicato andare avanti e affrontare i nemici. Che vedete, ecco, questo è quello che vi ho detto. Un primo calcio va a segno, il secondo va a vuoto, il personaggio si riprende e vi contrattacca. Moltiplicate questa cosa per il numero di avversari che ci sanno e ricevete molto spesso degli attacchi che magari in altre occasioni non avreste ricevuto. All'inizio del gioco non succede mai, poi succede sempre più di frequente, quindi diventa sempre più difficile. Quindi gli avversari sempre con più energia. Questo ha praticamente rotto le palle, scusatemi, ma non riesco a colpirlo in nessuna maniera. Oh, ecco, vai. È possibile che ogni attacco mio va a vuoto e tu vinci sempre. Già ho messo 2500 lire. E quindi c'è. Ecco, adesso sembra che questa cosa. Ok, è andata a segno, ce lo siamo tolto dalle scatole. Ah, per fortuna. Nemico più fastidioso, eccone un altro, vai. Terzo a Bobbo. Questo poi è un nemico che è forte, dalle spallate, ecco, dalle spallate, gli schiaffoni, e poi fa questo urlo strano quando vi colpisce. Però viene elegante, con le bretelle, i jeans colorati, occhiali da sole. Ricorda un po' su Terminator, che era proprio di quell'epoca, Arnold Schwarzenegger, quindi. Ok, vai. Io non sto andando molto avanti, questo è l'ultimo quadro, ovviamente è lo stesso identico punto, cambiato, qui c'è un tappeto blu anziché rosso, lo stesso punto in cui ho
affrontato nel primo Double Dragon, nell'avversario finale. Sta diventando impossibile colpirvi perché evitate gli attacchi e invece voi andate sempre a segno. No, ok, va, stavolta ho vinto io. Non è possibile, ogni colpo. Sono inattaccabili, sono diventati inattaccabili, vedete? Ecco. Hanno una gittata maggiore di te. Ecco, non vuole andare avanti perché veniva anche lui. Un po' meno forte quello a torso nudo, però. Oh, vai. Sei morto proprio nell'istante in cui serviva che morissi. Ok, questo è durato molto meno. Sentite l'urlo finale quando si muove. Eccone un altro. Che non sono andato avanti, che altrimenti viene lui. Quello con la mitragliatrice. Accompagnato dai banana, che sono fastidiosissimi ovviamente. Tre a Bobbo con mostro finale e due banane insieme non è proponibile. Ok, mettiamo altri crediti. 2500 lire. L'ho visto finire una sola volta in sala giochi questo gioco. Io mai riuscito. Anche, cioè, ci sarei riuscito con qualche soldo in più come ci sto riuscendo adesso, ma non avevo mai delle finanze che mi portavano a poterlo finire, insomma, con all'epoca 1000 lire facevi una partita e finiva lì, insomma. Poi dovevi andare a chiedere i soldi ripetutamente. I Knop erano veramente dei mangiasoldi all'epoca. Cioè, questo è l'avevano proprio realizzato per farti perdere più soldi possibili, anche perché poi tutti gli amanti di Double Dragon 1 volevano andare a vedere come finiva Double Dragon 2, no? Cosa succedeva alla fine, se Marion la risuscitavi, se era morto oppure no. Uno leggeva la trama. Ah, questo ragazzi è il mostro insieme a... Ah, ok, vai. Tra i più difficili del gioco. Eccolo qui. Qui sopra c'è... Arriva un banana. Stavolta vestiti di verde, quindi come sul primo Double Dragon. In alto ci sta quello con la mitragliatrice che sta osservando il combattimento. A breve prenderà dal muro la mitragliatrice e scenderà giù. Quando vedete che sparisce da qui, sta scendendo. Qui c'è una cosa positiva, ci si può mettere, ecco, riparati in un angolo e sfruttare i calci. Vedete come... Ecco. La grossa difficoltà è che questi qui di nemici, cioè visto con una combinazione antatoria, questi nemici più grandi hanno una gittata di gran lunga più veloce di te e riescono a parare ogni tuo attacco. Cioè i tuoi attacchi volanti, calci volanti, riescono ad essere fermati da loro. Tu non puoi fermare gli attacchi loro con nessuno dei tuoi colpi, neanche con il calcio rovesciato. Quindi sei inerme e perdi tantissima energia. Vedete le gomitate? Utilità zero. Mettiamo altri soldi e andiamo avanti. Ormai un po' una pippa sono in questo gioco rispetto a Double Dragon 1. Double Dragon 1 l'ho finito in tutte le salse. Anche che poi Double Dragon 2, a parte la versione per NES, non ho avuto modo di giocare ad altre versioni se non a quella dell'Amiga che aveva mio cugino a casa. E ecco, guardate qua, sta scendendo così, tanto per cambiare, abbiamo anche un altro vecchia conoscenza. Qui ha cambiato vestito, invece che giallo dorato c'era rosso. Cambiata anche la musichetta. Ovviamente vi mitraglia, vi si mette a distanza. Niente. Il vostro personaggio, qua, questo gioco si finisce facilmente in due perché... Vedete, qui venite accerchiati, se siete in due il vostro secondo giocatore vi leva dai guai. Avete visto quanta energia perdi con una combinazione? Eccolo qua. Perdi vite a ripetizione. Calcio a uragano è l'arma più efficace, l'attacco più efficace, ma non sempre va a segno, come vedete. Poi non riesce a dare... Ecco. È difficilissimo sto gioco. Niente, perso nuova vita. Oh, vai, fuori uno. Ma adesso mi concentro con te. Niente. Poi è anche difficile perché sfruttano il momento in cui tu ti alzi, vedi? Cioè quell'istante in cui ti alzi, in cui tu non comandi il personaggio, però sei colpibile da loro. Quindi lo
Loro ti colpiscono e nel momento che ti alzi così, una volta ti buttano a terra, ecco, vedete? Ti hanno tolto due volte energia, quindi tecnicamente lui con la mitragliatrice potrebbe colpirti a ripetizione, e quasi anche se direzioni in alto o in basso per cercare di evitarlo, a volte se prende bene il tempo ti uccide. No, vai, riesco a chiuderti. L'unica maniera è sfruttare queste prospettive. Niente. Su non ci poteva andare, su mi ha ucciso. Dai, vedo che finisce questa. E vabbè. La situazione per Mame è veramente difficile. Quando hanno fatto questo gioco è stato convertito in tante piattaforme, così come fu Double Dragon 1. Le conversioni, devo dire, sono state un po' prese, un po' più giocabili rispetto alla sala giochi. Vai, maledetto, adesso siamo io e te, non ti faccio andare via. Ok. Ed ecco qua, mostro aggiuntivo, signori. Double Dragon 2 ha un mostro aggiuntivo, alla fine. Guardate, sta diventando tutto buio. La vostra ombra esce un nemico come voi, la vostra anima. Sostanzialmente state combattendo contro voi stesso adesso, perché se la rabbia, la vendetta che voi nutrivate contro i Shadow Warrior vi porta ad affrontare voi stessi. Questo nemico c'ha anche un doppio attacco speciale. Oltre a fare le vostre identiche mosse, ecco, l'attacco che appena avete visto, cioè vi spara questa onda di energia, ecco, che vi blocca e vi fa perdere energia, oppure sparisce e vi appare dentro di voi, sostanzialmente. Vi bloccate, vedete quest'ombra che vi invade, no? E vi toglie energia. L'unica maniera che potete fare per evitarla quando sparisce è saltare e dopo un po' lui riappare. Se camminate, dopo un po' vi entra dentro. Se saltate ripetutamente, riuscite a cogliere il tempo per una frazione di secondo, riuscite anche a non farvi attaccare. Vediamo un po' se riesco a chiuderlo all'angolo. Ecco. Poi si rialza molto velocemente, vedete? Subito, come cade a terra, si rialza, quindi bisogna stare a ripetizione. I pugni sono molto efficaci. Eccola. Vediamo un po' di riuscire a saltare. Ok, sono riuscito a evitarlo. Vedete, se si fanno più calci a uragano, si rimane in aria per quella frazione di secondo e si riesce a evitarlo. Rieccola. Sì, ce l'ho fatta anche adesso. Vedi, con i pugni qua si riesce a colpirla molto bene, però ti contrattacca molto facilmente. Eccola. Ok. Mentre diventa per una frazione di secondo invisibile. Se ovviamente arrivate qua con due personaggi, ci sono due ombre, ognuna che esce dal vostro giocatore. Double Dragon 2 devo dire che ha un finale un po' diverso, a sorpresa, dal fatto che combattete contro voi stessi. E diciamo in Double Dragon 1 succedeva solo se arrivate con due giocatori, vi dovevate contendere la donna. Qua invece non c'è nessuna donna da contendervi, purtroppo Marian è stata uccisa. Che dire, Double Dragon 2 è un bel titolo. Il degno proseguimento Double Dragon 1 sembra più moderno in termini di grafica, in termini di colori, è molto più vivo, un set di mosse rinnovato. Il difetto che c'è è questa dinamica di gioco che ha portato a una grossa difficoltà è il fatto che i nemici sono stati potenziati rispetto a voi, perché Double Dragon 1 aveva la fama di essere troppo semplice col fatto che si andava avanti a gomitate. Notate che c'è tantissima energia al vostro avversario, poi muore quando diventa tipo piccolino, ecco, diventa così nero e sparisce, diventa più piccolo. E voi andate via, uscite. Ecco il finale, molto triste, una foto ricordo di Billy e Jimmy con Marion, che non so perché è bionda, di solito era mora. La foto piange, the end, finale, il gioco è finito. Bel titolo, giocateci, finale triste, Marion non è risuscita.